Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nella mia umile dimora. Come sempre, oggi è arrivato il turno di parlarvi di uno dei fumetti che io preferisco in questo periodo storico, cioè Zagor le origini. Appena preso, l'ho preso oggi in edicola, l'ho già letto voracemente, divorato velocemente in una ventina di minuti. È una storia bellissima per quanto mi riguarda, come bellissima questa intera miniserie che purtroppo si concluderà col prossimo numero, perché si tratta di una miniserie e appunto in 6 numeri, questo è il quinto. Il cui titolo è La Grotta Sacra. La Grotta Sacra. Vi mostro come sempre la cover, la costina molto bella e la quarta di copertina con l'anticipazione del prossimo. Nel prossimo album, praticamente, in cui finalmente il nostro Pat Wilding diverrà per sempre Zagor Tenai, lo spirito con la scura. Ecco, il nostro Zagor, l'unico supereroe italiano. Detto questo, veniamo un po' a parlarvi di quest'album in maniera più specifica. La soggetto e sceneggiatura di quest'album sono, come sempre, di Moreno Burattini, grandissimo. I disegni sono di Giovanni Preglieri e vedevo uno di un artista incredibile, eccezionale. Devo dire che secondo me solo lui poteva e doveva disegnare questa storia. Poi vi dirò perché. I colori altrettanto spettacolari sono di Luca Saponti, che va citato assolutamente perché la colorazione di quest'album è spettacolare. La copertina del solito Michele Rubini, bravissimo, a sua volta ovviamente, anche Michele Rubini è un grandissimo artista. Di che cosa tratta questa storia, prima di mostrarvi al solito alcune bellissime tavole, nella fattispecie di Giovanni Preglieri, che avevamo lasciato solo, diciamo, a vagabondare nella foresta il nostro Pat Wilding, dopo quello che era successo nel numero scorso, in cui con la tragica fine e la morte di Wandering Fizzy. Dunque, Zagor, Pat continua a vagabondare da solo per la foresta, nel tentativo di riuscire a scoprire e a dare un senso alla sua vita dopo appunto gli ultimi drammatici avvenimenti. Cioè, durante questo suo vagabondare, Pat finalmente scoprirà qual è il senso della profezia che gli venne fatto praticamente quando lui era un ragazzo con uno stregone Huron, che gli aveva consegnato un monile praticamente con una pila spezzata, e durante, diciamo, questa avventura, Pat ne scoprirà per l'appunto il senso e il significato, venendo praticamente a contatto con il mondo, diciamo con il lato magico della realtà, quello con cui più volte in futuro, come tutti noi sappiamo, si dovrà confrontare. A fargli da guida in questo nuovo, diciamo, scenario è una sciamana depositaria di antiche conoscenze, antiche conoscenze che in realtà risalgono alla civiltà atlantidea. La sciamana in questione è la bellissima Shear. Ecco, questo per sommi capi, diciamo, la trama di questo episodio. I disegni di Preghiere sono qualcosa di eccezionale, che comincio a mostrarvi. Innanzitutto partendo dalla prima tavola, che come sempre inizia con la raffigurazione della solita aquila, aquila che tutti voi sapete essere il simbolo di Zagor. Dimenticavo, ancora prima però vi mostro il frontespizio. Sapete che io sono fissato, Zagor, le origini, bellissimo.
La grotta sacra. Moreno Burattini, Giovanni Preieri, ecco qua. Dopo, in seconda di copertina c'è il solito riassunto di quanto è avvenuto nelle storie precedenti e poi abbiamo la rubrica molto bella di Moreno Burattini, assolutamente imperdibile, da leggere a tutti i costi, in principio. Io l'ho letta e se non la leggete non capirete granché, diciamo, di questa storia. Conviene leggerla. Quindi dicevo, si parte subito con le tavole, con la tavola in cui viene raffigurata, come sempre all'inizio, l'aquila, simbolo del futuro Zagor. E iniziamo subito con queste bellissime scene di Zagor in movimento nella foresta, dove potete ammirare non soltanto i disegni di Giovanni Freghieri, ma per l'appunto la colorazione di Luca Saponti, una colorazione a mio parere eccezionale. Guardate qui, guardate con attenzione i dettagli di questa colorazione, come rende i disegni di Freghieri al top. Cioè, già Freghieri è bravo di suo, ma con questa colorazione, ragazzi, un qualcosa di veramente meraviglioso. E subito Zagor si confronterà con una serie di balordi che stanno per violentare una ragazza indiana, ma è che lui sgominerà abbastanza facilmente. La ragazza indiana in questione non è altro che la futura, che un'allieva della sciamana Shia di cui vi ho parlato già durante la trama, ma è che a sua volta sarà la futura sciamana. E ovviamente il nostro caro Pat, non potrà fare a meno, da buon donnaiolo, di sbaciucchiarsela ben bene, come potete vedere da questa vignetta, perché a quanto pare Pat, contrariamente al giovane Tex, è uno che si dà da fare, uno che si dà molto da fare, perché per quanto riguarda per esempio Tex Willer, nonostante in queste nuove avventure di Tex Willer fuori legge da giovane, diciamo, siano presenti numerose figure femminili, ad oggi non mi è parso di intravedere alcun, diciamo, almeno nei primi 10 volumetti non mi è parso di 11 probabilmente, se ne arrivate già 11. Cioè, non mi è parso di vedere alcun approccio da parte di Tex con una qualsiasi di queste figure femminili, mentre qua Zagor si è dato molto da fare, ribadisco, come potete vedere ancora in questa bellissima tavola raffigurata alla grande da Freghieri. E tornando un po' indietro, vi posso mostrare praticamente queste tavole. Ovviamente non poteva mancare, perché Freghieri è abilissimo in questo, praticamente nella scena in cui i balordi cercano di violentare, diciamo, la ragazza indiana, non poteva mancare, diciamo, una raffigurazione in abiti succinti, diciamo, della ragazza. Freghieri è bravissimo nella rappresentazione delle figure del corpo femminile. Io me lo ricordo perché l'ho seguito fin dai tempi in cui lui disegnava storie sull'Intrepido, ecco, sull'Intrepido, il Monello, insomma, su quegli albi lì. Poi è diventato disegnatore eccezionale di Dylan Dog e anche di Martin Mister, ma diciamo che la sua abilità principale è quella della rappresentazione delle figure femminili di bellissime donne, ma in questo caso si cimenta in questa storia di Zagor alla grande. Io ne sono rimasto particolarmente, come dire, entusiasta. È veramente un grandissimo, si è rivelato un grandissimo disegnatore anche per quanto riguarda le scene avventurose.
di cavalli e pelle rossa, ecco, nonché queste scene di nella foresta, diciamo, insomma, qualcosa di veramente magnifico. Andando avanti, veniamo finalmente a conoscere chi? A conoscere finalmente la sciamana che curerà e si prenderà cura del nostro Pat ferito. Ma non voglio, diciamo, spoilerare troppo la storia. Dovete assolutamente leggere. Vi posso dare un'anticipazione dove ovviamente veniamo a scoprire che questa sciamana in realtà è una strafiga è una strafiga pazzesca. Ma ragazzi, ma che volete che vi dica? Cioè, è questo, mica l'ho disegnata io, è qualcosa di veramente. È una bellissima donna, abbiate pazienza. E non succede nulla con Pat, semplicemente perché lei non può, per quanto riguarda, essendo per quanto rivestendo il ruolo che riveste, non gli è consentito, perché altrimenti il giovane Pat si sarebbe dato subito da fare. Un gran donnaiolo questo Pat. Altro che spirito con la scura, questo ci dà dentro anche senza lo spirito, ecco. A questo punto, cari amiche e cari amici, non voglio continuare a spoilerare troppo l'alcol. Vi posso solo anticipare che in quest'albo incontreremo una figura che già è apparsa, una figura che diventerà uno dei primi nemici affrontati da Zagoro fin dal primo numero, La foresta degli acquati. Non vi anticipo altro, sta a voi, diciamo, scoprire di chi si tratta, ma probabilmente lo avrete già intuito. E a questo punto, cosa vi posso dire? Non posso fare altro che mostrarvi ancora una volta l'anticipazione del prossimo numero che concluderà la saga. E che nel quale potremo vedere finalmente Pat che si trasforma in Zagor, lo posso in Zagor Tenai, lo spirito con la scura, e darvi, diciamo, salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, augurandovi nel contempo un buon proseguimento di martedì sera e dandovi appuntamento per il mio prossimo video, sempre a voi piacendo.